Luigia Martino, candidata consigliera regionale nella lista Italia Viva. Importante iniziativa al Palazzo Ducale di Parete con la famiglia al centro del dibattito. Che cosa ci può dire in merito all'evento? Beh, io ci tenevo tantissimo ad ospitare la ministra al Palazzo Ducale, perché la ministra di Italia Viva, io ho seguito la nascita del Family Act sin dalla Leopolda. Una proposta lanciata appunto da quel palco dove eravamo lì ad ascoltarli, abbiamo creduto nella realizzazione di questo grande progetto sin insomma dall'annuncio da parte della ministra. La famiglia è anche al centro del mio programma elettorale, perché ascoltare le istanze del territorio è fondamentale per costruire un programma politico che si fondi su richieste reali e che poi proponga delle risposte concrete. Appunto, nel mio programma ci sono dei punti determinanti relativi all'impegno che si deve avere nei confronti della famiglia quale pietra fondante della nostra società. In particolare tengo a riagganciarmi al tema della possibilità, annunciato dal Ministro, della possibilità e della costruzione, della realizzazione del desiderio di crearsi una famiglia. All'interno del mio programma elettorale c'è anche un riferimento all'infertilità di coppia, un tema a me molto caro. Appunto, bisogna mettere in essere, porre in essere tutti quelli che sono gli strumenti per garantire ad ogni coppia che desidera realizzare il desiderio di famiglia e un bambino la possibilità di poter accedere anche gratuitamente quantomeno alla diagnosi di infertilità. Sta girando tutto il territorio casertano, da Piedimonte Matese a Parete. Cosa le chiede il territorio? Beh, sono tante le richieste, le più disparate. Il nostro territorio è vasto, pertanto c'è molta attenzione e molte richieste sono attinenti al campo sanitario. La riapertura di alcuni ospedali, come ad esempio l'ospedale di Capua, la costruzione di una cittadella archeologica a Santa Maria Capua Vetere, l'attenzione per i parchi dell'Alto Casertano. Sono tante le istanze che vengono dal territorio, tutte volte anche e soprattutto alla risoluzione, quantomeno a porre al centro il problema dell'inquinamento e anche il problema, ahimè, della terra dei fuochi, che non amo definirla tale nella mia campagna elettorale. Infatti io parlo sempre di terra del sole, perché mi auguro che la nostra regione ritorni a essere terra del sole. Appunto, io voglio partire dalle eccellenze campane per provare a migliorare quelle che sono le cose che sono sempre perfettibili all'interno della nostra regione. Ci dica tre punti del suo programma elettorale. Policlinico a Caserta, l'infertilità di coppia di cui parlavo, la rivalutazione dell'agricoltura e in particolare il ritorno ad promuovere quella che è la filiera agroalimentare con una valorizzazione dei nostri prodotti agroalimentari, si pensa alla mozzarella di bufala, alla cipollina di Alife e insomma partire dal bello che c'è all'interno della nostra regione e prendere ad esempio quel bello per rendere migliore tutto quello che oggi non ci piace, soprattutto rendere le città più visibili. Io sono madre di due gemelli e spesso mi scontro con le barriere architettoniche che troviamo all'interno dei nostri paesi, tipo la mancanza di marciapiedi. Insomma, partire dalle piccole cose per realizzare grandi cose.